Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Mica pensavate che la mattina della vigilia di Capodanno lasciarvi senza la possibilità di guardare insieme i giornali, meno che mai che vi lasciassimo, non solo io, ma soprattutto Francesco Galietti che è in collegamento. Buongiorno Francesco, auguri, come stai? Eccoci, Daniele, auguri, auguri a te, auguri ai nostri ascoltatori. Tutto benissimo. Allora, e se i giornali di ieri, in questo continuo procedere a zigzag del periodo natalizio, accreditavano Marzio Breda in testa una qualche tenuta dello status quo, riducendo lo spazio delle alternative a Conte, oggi i giornali cambiano versione e a seguito dello scambio di ieri o della lettura che i giornali danno dello scambio di ieri tra Conte e Renzi, dichiarano la crisi un po' più vicina. Conte, che nella sua conferenza di fine anno con Casalino accanto e con Mega Logo, con Pataccone di Palazzo Chigi, pur respingendo la parola sfida, in realtà chiama Renzi a uno showdown parlamentare. Renzi, che a seguito di un incontro dei suoi parlamentari con i ministri sul recovery plan, fa sapere che c'è un abisso che ancora separa Italia Viva dal governo. Sta di fatto che, tranne Giuliano Ferrari, che è rimasto folgorato e entusiasta del discorso di Conte, oggi gli altri commentatori che si esercitano, Franco sul Corriere, Sorgi sulla Stampa, Bei su Repubblica, Bekis sul Tempo, sono molto scettici. Vediamo le aperture e poi l'inquadramento della giornata di Francesco Galietti. La verità, i veri Novax sono Conte e Arcuri. Gli altri paesi corrono, qui se andrà bene ci vorranno 2 anni a immunizzare gli italiani, i quali fanno fatica a rendersi conto di come stiano davvero le cose, perché c'è gente come il presidente dell'Ordine dei giornalisti che impedisce di fare le domande al Premier. È successo anche questo nella conferenza di ieri, ne parla Maurizio Belpietro. Il Corriere della Sera, Conte avverte, ora basta ultimatum. E poi nel sommario, se un partito lascia, andrò in Parlamento. Attenzione perché nel sommario compare anche un'altra cattiva notizia, Speranza che dice dopo la Befana resta il coprifuoco, altro che riaperture. Il Fatto Quotidiano è il cattivo è Renzi. Diciamo, nell'infografica del fatto, nel fotomontaggio, c'è un Renzi solo in un angolo e mascherati ma compatti Gualtieri, Conte e Amendola che gli fanno ciao, recovery ciao, la resa dei conti. Ecco, insomma, i buoni e i cattivi secondo la logica del fatto. Il giornale parla di resa finale. Conte sfida Renzi, forse intendeva resa dei conti finale. Il Tempo è invece molto critico col Premier, un Premier che vive sulla Luna, è il titolo di prima che fa da corredo all'editoriale di Bekis. La Stampa, contagi alti, non riaprire le scuole il 7, infine Repubblica, forse la più scettica in questi giorni sul destino di Conte, governo appeso. Allora, Francesco, come stanno le cose? Beh, allora, intanto mettiamo in ordine un po' di cose. È ormai archiviata e finita la legge finanziaria. E passerà alla storia come una legge finanziaria dei mille bonus, no? Per citare il Sole 24 Ore che apre così la sua edizione odierna, no? L'ennesima pagina catastrofica di questo governo. Una manovra dissipativa, tita la quale però ci si può dedicare anima e corpo alle beghe interne. E qui ovviamente arriviamo al destino di Conte. Repubblica, secondo me, non è isolata, carica di più, è quella che apre dicendo che il governo appeso a un filo. Però, a ben vedere, poi c'è anche un retroscena di Verderami che dice che Renzi e Franceschini hanno iniziato a parlare e che dunque, poiché sono questi due a parlarsi, e si è ufficialmente aperto il negoziato con dei veri paletti, tipo il 7 di gennaio 2021. A mio avviso, però, al di là degli episodi, dei retroscena, la verità è che di fondo c'è qualcosa che non va, non tanto nella testa o nella pancia di Matteo Renzi, ma altrove.
fuori dai confini italiani. Cioè, è probabile che ci sia una profonda insoddisfazione dell'Unione Europea, di Bruxelles, di Berlino nei confronti di Conte, che fa appunto le manovre tutte dissipative, disperdendo su mille rivoli, dalle tasse dei gabinetti fino alle docce, sono gli esempi forse più citati in questi giorni. E che soprattutto considera ormai Conte del tutto inadeguato a gestire il recovery fund. E questa cosa qui a muovere le dinamiche italiane, non il contrario. Cioè, io ho paura che se ci concentriamo troppo su Renzi, finiamo per guardare il dito anziché la luna. Renzi ha un merito, è il canarino nella miniera, quindi ha preso consapevolezza più velocemente di tanti altri di questa caduta in disgrazia di Conte e ovviamente fa la fuga in avanti per intestarsi il defenestramento di Conte. Però, tutto ciò non sarebbe neanche immaginabile se alla base non fosse avvenuto, non si fosse rotto qualcosa, non si fosse incrinato qualcosa. Secondo me un segnale molto forte è l'intervento di Paolo Gentiloni qualche giorno fa, il quale col suo cappello europeo praticamente dettava la linea al governo italiano per non perdere i fondi del Recovery Fund. Ecco, Gentiloni io lo considero una catena di tornasole decisamente più attendibile di Renzi, come Renzi, probabilmente lo stesso Gentiloni ha qualche interesse politico nel defenestramento di Conte. Diciamo che se me lo dovessi proprio così di getto immaginare, io direi che Gentiloni si adopera per defenestrare Conte in modo da conquistare i galloni per l'ascesa al Quirinale all'inizio del 2022. Però quella è storia molto futuribile. Intanto soffermiamoci sulle vicende di Conte, ma io direi Renzi è importante, ma molto più importante di Renzi è che da Bruxelles stanno scoppiassando Conte e dunque diviene possibile defenestrare Conte. E allora, Francesco Galletti, nel solco, diciamo, della linea che da 2 giorni Repubblica propone con forza, a partire dalla citata da Francesco intervista a Gentiloni, quei danticausa europei di Conte che in qualche misura gli ritirano la fiducia. Partiamo dalle questioni sanitarie e poi ci immergiamo in questa pre-crisi. Intanto Maurizio Belpietro, che parte dalla conferenza di ieri e racconta l'episodio obiettivamente non brillante, non commendevole per il presidente dell'Ordine dei giornalisti, che una volta che una giornalista, peraltro diciamo non nota per furori di opposizione, Claudia Fusani, tutt'altro, diciamo insisteva per ottenere una risposta del Premier che non arrivava, è stata stoppata dal presidente dell'Ordine dei giornalisti. Ma poi Belpietro va alla sostanza sanitaria e politica della nostra situazione. Visti i ritmi con cui si procede, qualcuno ha provato a fare i conti per capire quanto tempo ci vorrà per mettere in sicurezza gli italiani e garantire un'immunità collettiva. Da quel che si è capito, se si procede con la marcia di alcuni, finiremo nel 2022. E poi ancora interrogativi ancora più pesanti del direttore della Verità: che si fa se milioni di persone non sono in grado di dimostrarsi immuni perché le autorità pubbliche sono in ritardo con le vaccinazioni? Che facciamo? Impediamo loro di salire sul treno o in aereo? Neghiamo il diritto di andare a scuola? Oppure, come pare piacere al compagno Pietro Ichino, giuslavorista ed ex senatore del PD, li facciamo licenziare dai datori di lavoro in quanto potrebbero trasmettere il virus? Per i teorici della costrizione farmacologica, aggiungo un altro elemento di riflessione. Gli esperti si dividono sull'esigenza di vaccinare prima gli anziani e i giovani, i primi perché più deboli e i secondi perché potrebbero più facilmente esporre le proprie famiglie al contagio. Ma alle persone che lavorano e hanno 40, 50 o 60 anni, chi ci pensa? Di chi sorregge l'economia e contribuisce a far crescere il PIL, che ne facciamo? In effetti Belpietro pone la questione, ma guardate che qui, al di là dei dibattiti, obbligatorietà sì o no, qui il vaccino non è disponibile e non lo sarà per molti mesi ai ritmi italiani. Occhio, perché la cosa peggiora ancora se leggiamo, ve l'abbiamo già evocata nel sommario del Corriere della Sera, l'intervista che Monica Guerzoni fa al ministro Speranza sul Corriere. Il ritorno a scuola è un obiettivo primario, ma da come l'ho letta avete preso la rincorsa e capite che c'è un ma.
ma dopo l'Epifania il coprifuoco resterà. E quindi, Francesco, ci avevano detto che a ottobre e novembre ci sacrificavamo per Natale, che a Natale ci sacrificavamo per la ripresa del 7, e adesso ci si dice che però resta tutto il sistema delle chiusure. E che facciamo? Restiamo chiusi per quanto tempo? Beh, il tanto che basta è imbullonare Conte, no? Ecco. Per cui poi c'è un utilizzo politico dello stato di emergenza, è inutile nascondersi. Questo è da sempre, c'è cioè una correlazione molto chiara tra la tenuta dell'esecutivo e il perdurare dello stato di emergenza. Ma anche detto che il divario tra l'Italia e il resto dell'Occidente sulla ripresa, sull'uscita dell'emergenza Covid è evidente. Noi siamo indietro, non possiamo permetterci di rimanere ulteriormente indietro e invece avremmo il resto d'Europa verosimilmente tutto vaccinato prima dell'estate e il nostro super commissario Arcuri che sembra non avere alcuna fretta. E sicuramente l'Italia scavalla l'estate. È così. Ah, tra l'altro, ecco, così diciamo, come si dice, archiviamo anche questa pratica. Sulla verità trovate un pezzo, non vi leggo di chi vi parla, ma che ragiona proprio sulla linea evocata adesso da Francesco Galietti. Due capitali che scelgono due strade tra loro opposte, ma che per vie diverse si troveranno in pole position nella ripartenza economica e geopolitica. Londra, attraverso Brexit e la velocità con cui l'autorità regolatrice ormai autonoma britannica ha, con un mese d'anticipo, approvato il vaccino Pfizer un mese fa e ieri il vaccino AstraZeneca, mentre l'EMA ci ha messo un mese in più nel primo caso e ci metterà un mese in più anche in questo secondo caso. E peraltro verso Berlino, che ha mostrato, egemone com'è in Europa, di poter però anche poi mettersi in proprio con l'acquisto dei 30 milioni di dosi in più. La verità, il pezzo parte in prima e poi gira a pagina 5. Attenzione, perché invece per il secondo, terzo giorno consecutivo abbiamo prima elogiato Repubblica, facciamo una critica o facciamo insieme una valutazione, Francesco. Un'altra pagina molto fredda, direi glaciale, direi gelida, nei confronti di Brexit. Ieri in Parlamento, anche con concorso laburista, quindi con maggioranza vastissima, naturalmente i conservatori con entusiasmo, i laburisti a denti stretti, hanno votato il piano Johnson, il deal tra Londra e Bruxelles. E come la mette Repubblica? 5 ore in un'aula semideserta. Londra archivia la Brexit, come archivia? La proclama e la celebra. E poi sotto un'intervista, che si fa in questi casi? Si va a cercare uno scrittore che faccia, diciamo, voti di sventure. Robert Harris, molti inglesi si sentono superiori, ma saremo solo più poveri. Francesco, ma come mai? Maurizio Molinari, che in politica internazionale è stato per anni un punto di riferimento atlantista, per tanti versi, secondo alcuni lo è, ci tratta così Brexit, come mai? Sì, io penso ci sia Giuseppe Mazzini a cui si richiama Repubblica nella sua mitologia delle origini, che si è rivolta nella tomba. Non so che dire, Maurizio è sicuramente un atlantista convinto, evidentemente però nel trittico Stati Uniti, UK e Israele ne ha due su tre, gli manca la terza, l'Inghilterra non gli piace, oppure gli piace ma non è disposto a litigare con la sua redazione così, per far ritrattare anche le ragioni dell'Inghilterra. Non lo so, forse un giorno glielo chiederemo. Glielo chiederemo. Va bene, allora senti, arriviamo al piatto forte, la conferenza di Conte. Se sei d'accordo, invertiamo, a volte facciamo cronache e retroscene, alla fine i commenti. Partiamo dai commenti, anche perché la cronaca l'abbiamo vista tutti, debordante dai telegiornali di ieri, di pranzo e di cena. C'è un solo entusiasta con i suoi. Parla lui stesso, tutti entusiasti, Giuliano Ferrari, in casa Ferrara, gran festa, l'incipit, dice tutto. Conte a Capodanno, che delizia! L'ho ascoltato per 20 dei 10.000 minuti di conversazione Castro-Andreottiana con il paese e i giornalisti e quando qualcosa era all'attenzione del governo scattava una carezza a uno dei miei cani.
quando qualche altra cosa era nel segno della flessibilità, ancora una carezza all'altro, era tutto un minimizzare ingrandendo e ingrandire minimizzando, finché all'attenzione di chi doveva arrivare la prospettiva, in caso di maggioranza mancante, di una gita in Parlamento delle sue, e qui tutto un clap clap e un pat pat al branco intero, festaiolo, escodificando. Naturalmente Ferrara fa un po' di ironia sul linguaggio legnoso, burocratico e da leguleio di Conte, però sono tutti applausi, carezze, scodinzolamenti umani e canini. Ho Sì, capito bene o ho capito male? direi che la dinamica non si può descrivere meglio di quanto tu abbia appena fatto. Mamma mia, mamma mia. E invece tutti gli altri sono scettici. Allora, anche Massimo Franco, commentatore, che da anni aveva accompagnato, diciamo, la marcia poi contiana con, diciamo, molta generosità, oggi è estremamente scettico. Il suo commento evoca il collasso, le scelte difficili di Palazzo Chigi 2 settimane per scongiurare il collasso. Andiamo a prendere un passaggio. Questo acuisce il pericolo che le proteste e le minacce renziane incrocino il malessere nel PD e perfino nel movimento, e induce a chiedersi quanto lo stesso Premier sia in grado di dare prova dello scatto chiesto. Però, Vai. secondo me il discorso, al di là delle considerazioni di tipo parapsicopolitiche, è ancora un altro. Cioè, io mi ricordo quando ho iniziato a studiare il diritto fallimentare, mi veniva più volte sottolineato che il fallimento non è quando c'è l'insolvenza, cioè quando non quadrano i numeri, quando non si pagano le fatture, ma è quando viene meno la fiducia. Ecco, secondo me l'analogia si può applicare chiaramente a Conte. Cioè Conte magari i numeri in Parlamento gliela fa in qualche maniera. Conte qualche cespuglietto centrista lo trova. I giornali da qualche giorno hanno in retroscena di queste sue manovre fantastiche gli fa un pochino. Raccoglitore di voti, sì, però la sostanza è inalterata, cioè ha fatto il suo tempo e può anche avere una aritmetica maggioranza alle Camere, risicata ovviamente, non stiamo parlando di grandi maggioranze, però di fondo gli equilibri che ne consentivano la navigazione non ci sono più. E quindi questo è il vero tema. E poiché gli equilibri non ci sono più, e secondo me il mandante va cercato altrove. Io insisto, Berlino si deve essere rotta le scatole. E al di là del, diciamo, del mandante dell'operazione, il tuo stesso ragionamento non basta, altro lo fa un commentatore che invece anche lui ha, come Franco, accompagnato il cammino di Conte in modo tutt'altro che ostile, ma oggi è a sua volta, diciamo, preoccupato e severo. Marcello Sorgi, un passaggio richiama proprio il tuo ragionamento, Francesco. Sorgi interpreta anche l'eventuale comportamento di Mattarella nelle prossime settimane. Se c'è un tratto caratteristico di Mattarella, scrive Sorgi, è di evitare le forzature politiche e non badare solo all'aspetto numerico dell'eventuale appoggio di cui un governo può godere. Morale, se Renzi decide davvero di aprire la crisi, la sostanza sarà che nel giro di poco più di metà della legislatura, dopo quella giallo-verde, anche la giallorossa si sarà consumata e le elezioni anticipate diverranno lo sbocco più probabile. Quindi, diciamo, anticipando il discorso di fine anno di stasera del presidente Mattarella, Sorgi dice: ma poi non è che basta raccattare un Turigliatto qua per evocare il 2006 o una moglie di Mastella là per evocare il 2020. Anche tu pensi, Francesco, facciamo un passo ulteriore, che se c'è un po' di sfiducia anche comandante che tu evochi, poi si scivoli alle elezioni, oppure dal cilindro esce fuori qualcosa? Ma ci saranno tentativi fortissimi di stabilizzare la legislatura a ogni costo. Non credo che le elezioni anticipate siano la prima opzione. Non è che la cosa mi faccia piacere, intendiamoci. Però io non credo che ci siano le condizioni, con il recovery fund, con
vaccinazioni non finite, ecco. Cioè, io vedo che addirittura c'è la tendenza a differire le elezioni regionali, scusami, le elezioni Pure. municipali l'anno prossimo. Non riesco a immaginarmi elezioni politiche anticipate e non vedo. Ecco, su quello penso che Mattarella invece tenderà a intervenire per scongiurarle, penso che farà le verifiche per trovare maggioranze e governi. No, però tutto il resto è possibile. E chiaramente Sorgi, tu avresti il dramma di Sorgi, che ormai aveva identificato il conte e l'ennesimo eroe di cui narrare le gesta, no? Conte come un Edmondo Lanza di Trabia, adesso Sorgi purtroppo deve constatare il venir meno del suo eroe. È così, e qui una serie di commentatori devono trasformarsi in coroner, in medici legali che No, constatano però il secondo me decesso. Franco è col suo abituato a trattare anche di chiesa, ha uno stile se vuoi un po' più curiale, però più bilanciato. Cavacca è proprio lanciato nella geografia. Senti, tu dicevi le opzioni. Allora, uno che ragiona sugli scenari è in prima su Repubblica Francesco Bei. Poi il pezzo gira nella pagina dei commenti. Sta di fatto, scrive Bei, che stiamo correndo verso una crisi. La realtà è questa, lo sanno tutti, anche Conte ormai si è rassegnato. Quel che resta indeterminato è cosa accadrà dopo. Gli scenari sono quattro, ugualmente plausibili. Il meno cruento prevede che quando Renzi toglierà la fiducia al Premier si andrà a un Conte-ter per gestire il recovery plan con un nuovo esecutivo più politico, eccetera. Oppure, nei sogni di Renzi, con un altro inquilino, Di Maio, Gualtieri, a Palazzo Chigi. I paladini del Premier stanno però lavorando attivamente alla sostituzione dei renziani con nuovi responsabili per dare vita a un Conte numero 3, ma depurato dal rompiscatole di Rignano. Un'operazione, tuttavia, che il leader di Italia Viva è convinto di aver sventato perché la gran parte dei suoi gli resterà fedele. E allora siamo al quarto scenario, quello che formalmente nessuno auspica, ma che appare in fondo comunque possibile e perfino probabile: le elezioni anticipate. Qui, beh, fa notare che comunque la legge elettorale è operativa. L'ultimo commento è quello di Franco Bechis, che è naturalmente molto duro nei confronti di Conte ed è anche molto divertente perché poi va sul human factor, sul fattore umano. Andate a recuperare un video di quando Conte faceva il professore universitario, siamo nel 2014, una lezione universitaria, scrive Bechis, dove normalmente si sente citare un testo. Non dal professor Conte, però, che ai poveri studenti per 18 interminabili minuti citò solo se stesso. E qui si aprono le virgolette, è Conte che parla. Mi avvarrò della mia inclinazione scientifica. Cito la mia esperienza di avvocato. Io lo chiamo il contatto maieutico tra avvocato e cliente. E via con una serie di io ho esperienza, io dico sempre, un tempo io l'avevo definito, in quel momento nella mia mente. E allora, che conclusioni ne trae Bechis? Ecco la risposta. Ci è, non ci fa. Il nostro premier è così, non recita, vive di sé, si magnifica i suoi occhi, ingrandisce a dismisura il proprio ego, coglie nel sibilo del vento lodi sperticate al suo operare. Inutile fischiargli perché non capirebbe. Francesco, è così? Cioè, siamo davanti. E beh, allora Bechis è straordinario perché questo è il tratto del risalito, di uomo che arriva dal nulla, che si è fatto, che è pieno di se stesso, ambiziosissimo. E Bechis è bravissimo a tratteggiare questo complesso che chiaramente deborda sullo psichiatrico, perché chiaramente chi ha questo tipo, questo tratto qui è pronto a tutto, no? Adesso bisogna traslare questa personalità che parla solo di se stesso, pensa solo a se stesso, sul contesto attuale. È così. Perché Conte probabilmente a questo Conte qui, probabilmente gli stessi panni di capo del governo calzano stretti. Lui probabilmente, se è questo il vero Conte, lui considera che gli sia dovuta la presenza della Repubblica, il segretario generale dell'ONU, il Senato della Galassia, scegli tu. Insomma, il tratto è quello, Becchi se lo coglie in pieno, è pazzesco. Senti, vediamo un po' di elementi di contorno. Allora, Carlo Tarallo su La Verità
coglie lo spunto che anche lei aveva evocato, cioè il fatto che ieri siano andati in Gazzetta Ufficiale i nuovi collegi ridisegnati alla luce del diminuito numero di seggi alla Camera e al Senato. Ne trae la conclusione che Giuseppi carica la pistola delle elezioni contro Renzi. Mentre Giacomo Amadori, siamo sempre sulla verità, analogo pezzo lo trovate su Repubblica, evoca questa storia dei servizi che non finisce mai. Non era bastato il tentativo di infilare questa fondazione per la cyber security nella legge di bilancio, tentativo al quale alla fine Conte ha dovuto rinunciare. Ora, pari pari. Cambiando soltanto il nome, il progetto ricompare in uno dei testi del Recovery Plan. Il Premier non vuole mollare i servizi e ritenta il blitz per la cyber security, spiega Amadori. Poi tu stesso, Francesco, evocavi poco fa, nei tuoi interventi, questo retroscena di Francesco Verderami. Allora, c'è stato il colloquio Renzi Franceschini e si parla di bluff e controbluff. Allora, vediamo come la mette Verderami. Senza perdere tempo, il leader di Italia Viva e il capo delegazione del PD hanno giocato a carte scoperte. Il primo a farlo è stato Renzi, avvertendo l'interlocutore che è a conoscenza del tentativo di Conte di fare campagna acquisti e che se gli mancassero un paio di parlamentari per raggiungere l'obiettivo, lui sarebbe pronto a regalarglieli. Franceschini ha risposto che questo cadeau sarebbe una mela avvelenata, perché senza controllare le commissioni parlamentari il governo sarebbe paralizzato e dunque tanto varrebbe andare alle elezioni. Insomma, al bluff di Renzi, Franceschini ha replicato con un altro bluff. Francesco, però, senti, diciamo, abbiamo una certa età, abbiamo fatto tutte le malattie esantematiche, le cose le conosciamo, se due si parlano così si prendono per i fondelli, no? Mi Beh, pare, certo. Quindi diciamo Viaggio ciascuno, al centro del cattocomunismo, dai. mettiamola così, che il clima sia teso, però lo confermano una serie di altri elementi. Prendiamo giornali di orientamento opposto, Il Fatto e Il Giornale. Secondo Il Fatto, la linea di Renzi è scatenatamente aggressiva. Ecco il pezzo di Vandamarra. Italia Viva non ottiene nulla sul recovery plan, muro contro muro. E stessa musica anche sul giornale, in questo caso a firmare Pasquale Napolitano, fumata nera sul recovery plan. Renzi e i suoi, ce ne andiamo. Vediamo una terza conferma, il retroscena di Carlo Bertini sulla stampa, con virgolettati fiammeggianti di Renzi. Conte non ha capito che io non ho niente da perdere, non sono come Salvini che si giocava il Viminale. Ringhia Renzi al telefono con i suoi mentre sfreccia con la sua auto verso Firenze. Malgrado la pandemia, malgrado gli avvertimenti di Mattarella, il 2020 si chiude con un muro contro muro, ma attenzione perché poi nel retroscena di Bertini, a cui evidentemente fonti di Italia Viva hanno riferito tutte queste belle cose, quindi è Renzi che diciamo inietta come da una siringa questi fluidi anti-Conte nei giornali di oggi. Renzi fa sapere anche di avere fatto i conti al Senato e che sei delle pedine che Conte forse immaginava di avere con sé non sono più con sé, non sono più con lui. Tre di Toti e altri tre dell'UDC fanno ciaone a Giuseppi, sei voti in meno, il suc del Senato va maluccio. Se devo pensare all'interesse di Italia Viva, è evidente che se sto all'opposizione crescono i sondaggi. Vabbè, lasciamo perdere i sondaggi dove la possibilità che Renzi cresca mi pare remota, però effettivamente il pallottoliere di Conte non è in situazione brillante oggi, no? No, però su quello oggettivamente Conte è abile, perché è la sua dimensione. Conte, secondo me, è del tutto privo di progettualità, non è un uomo di idee, però è un uomo abilissimo nello spicciare questioni pratiche. E lì, tra i cespuglietti del centro, lui trova proprio la sua dimensione. Quindi io non sottovaluterei l'abilità di Conte proprio su queste cose qui. Secondo me lui ha il fiato cortissimo a discutere nel merito dei provvedimenti, non è capace, non ha voglia, lì invece mostra proprio la corda. Sul SUC è uno scontro tra titani, perché sia Conte che Renzi quel gioco lo sanno giocare, però francamente di mettersi lì col pallottoliere a pensare cosa
cosa voglia fare la moglie di Mattella, anche no, dai. Mentre sul versante dell'opposizione non è sembrata felice la mossa di ieri preannunciata da Giorgia Meloni, con grande freddezza, per ragioni diverse sia dalla Lega sia da Berlusconi e anche dai giornali stamattina, di preannunciare una mozione di sfiducia contro il governo che proprio in questo momento sarebbe un modo per compattare Conte e Renzi. Paradossalmente, se arriva una mozione di Fratelli d'Italia è difficile che Renzi la sostenga, quindi diciamo la sortita di ieri di Fratelli d'Italia non è salutata con grande consenso dagli analisti oggi e nemmeno dagli alleati. Restano due questioni finali, due segnalazioni, una per sorridere e una invece per preoccuparsi assai. Per sorridere è assolutamente irresistibile oggi Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, su Veltroni, anzi sull'invasione degli ultraveltroni, libri, film, TV, interviste, le 12 fatiche di Walter per scalare il colle e il pezzo che parte in prima e poi si distende all'interno è anche corredato a tutte le copertine dei libri di Veltroni, i programmi, insomma, dove ti giri esce un Veltroni. E invece Francesco, una cosa ben più preoccupante è quella di cui si occupa sulla Verità Stefano Graziosi. Io mi permetto di segnalare oggi anche l'analisi del direttore di Atlantico Federico Punzi, e cioè questa intesa, che per il momento è una bozza, un preannuncio, una manifestazione di volontà politica, tra Unione Europea e Cina. Appena Trump non c'è più e prima ancora che Biden si insedi, quasi a creare un fatto compiuto. Questa intesa commerciale tra Berlino, Parigi, Bruxelles e Pechino. Ma che vuol dire? Abbiamo già normalizzato i rapporti con la Cina? Già ci siamo scordati il coronavirus? Tutto a posto, Francesco? Come funziona? Allora, mettiamola così. Io non so, nonostante io sia estremamente critico rispetto al regime cinese, io non ritengo che l'Unione Europea debba chiedere il permesso agli Stati Uniti per negoziare un accordo. Diciamo che andrà sviscerato bene nei contenuti. Perché ovviamente uno può agire in autonomia e negoziare un accordo sugli investimenti con la Cina solo e soltanto se i contenuti sono di un certo tipo. Le aperture della Cina sono genuine oppure sono di prammatica? Ricordiamo che la Cina di questo è pazzesca, entrò nel WTO facendo tutta una serie di promesse mai mantenute. Quindi bisognerà vedere quanta abilità mostrerà l'Unione Europea nel gestire la fase terminale dell'accordo, quindi il passaggio dal Parlamento europeo, il placet dei Paesi membri. Ecco, questo miglio finale sarà delicatissimo. Sarà delicatissimo, sarà possibile per tutti avere voce in capitolo. Bisognerà vedere quanto l'Unione Europea sappia gestire la leva, no? Cioè, quindi la capacità di estrarre concessioni dai cinesi. È indubbio che il contesto sia favorevole all'Unione Europea, cioè Biden alle porte, la Cina che ha disperatamente bisogno di chiudere un accordo prima che si saldi un asse atlantico. E dunque l'Unione Europea che può chiedere qualsiasi cifra in pratica, no? Bisognerà vedere se l'Unione Europea, la Germania in particolare, avrà saputo cogliere questo spiraglio tattico e quindi con la Cina in ginocchio a chiedere, avrà saputo estrarre quante più concessioni possibili, oppure invece avrà sprecato orrendamente un'opportunità e in più dato un brutto segnale di assenza di compattezza nelle relazioni atlantiche. Quindi direi che nelle prossime settimane avremo il nostro bel da fare a vagliare a uno a uno tutti i vari aspetti del negoziato con la Cina. Allora, giudizio sospeso, in attesa di questa verifica nei fatti e nei documenti, e finisce così la puntata di oggi della Verità alle 7, che è anche l'ultima di questo 2020. Grazie a chi ci ha seguito, grazie a Francesco Gaglietti. Francesco, molti auguri, grazie davvero. Daniele, tanti auguri a te e tanti auguri ai nostri fedelissimi ascoltatori.
ai quali rivolgiamo l'invito di sempre, che è quello di passare in edicola a prendere la Verità e anche Panorama, se non l'avete fatto ieri. Su Panorama troverete anche il commento settimanale di Francesco Galietti. Buona giornata e buon anno a tutti.